Allora, tu sei quello con la valigia piena di mostri, eh? Le notizie volano. Non credo sia un sogno. Come fai a dirlo? Non ho la capacità di immaginarlo. Ciao a tutti i lettori di Lega Nerd, come potete vedere qui alle mie spalle siamo in un junket, a un junket magico, perché siamo alla premiere europea di Animali Fantastici e Dove Trovarli, spin-off della saga di Harry Potter scritto da J.K. Rowling. Questo è il debutto alla sceneggiatura di J.K. Rowling, perché appunto il film si ispira non a un romanzo della saga di Harry Potter ma a Animali Fantastici e Dove Trovarli, appunto, che era il libro di testo di Harry Potter, per chi ha familiarità con la saga. Libro di testo, appunto, dove c'erano tutti gli animali, scritto da Newt, che è il protagonista e interpretato da Eddie Redmayne. Allora, come questo Animali Fantastici? È diretto sempre da David Yates, che è subentrato ad Alfonso Cuarón, a cui era stato offerto il progetto, ma che poi ha rifiutato. Cuarón, che aveva diretto il miglior capitolo della saga di Harry Potter, ovvero il terzo, Il prigioniero di Azkaban. Subentrato poi, quindi, appunto, a Cuarón, Yates adesso dirigerà non uno, ma ben cinque film di Animali Fantastici, quindi ha un sacco di lavoro, e Animali Fantastici e il mondo di Harry Potter diventa sempre di più parte della sua vita. Com'è allora questo film? Eddie Redmayne è il premio Oscar, il protagonista, è un mago zoologo che praticamente deve proteggere varie specie di animali fantastici, magici, che sono un poco visti male, insomma, dalla comunità magica. Li conserva tutti dentro una valigetta e si riporta fino in America, nell'America, a New York, negli anni 20. Qui si scontra con la polizia dei maghi americana, che è capitanata da Colin Farrell, che è tipo l'ispettore Graves, che lo ricerca, ha vari aiutanti, tra cui Jacob, che è un non mago, un non magge, come si dice all'americana, e praticamente aiutano appunto a proteggere queste bestie. Allora, la fantasia c'è, le bestie sono molto carine, certe tenere, certe più inquietanti, certe sono una sorpresa che non sveleremo. La musica è buona, questa volta non è John Williams, di cui rimane il tema, ma c'è James Newton Howard che rifà la musica incorporando il tema di John Williams, quindi ok. Il cast, abbiamo qualche perplessità sulla protagonista femminile, che era la Shasta di Inherent Vice, però insomma ci può stare. Fantastici invece i comprimari, Jacob e Queenie. Queenie è un gran personaggio da tenere d'occhio, una che legge nella mente ma e sembra un po' svampita, ma in realtà è molto furba. Quindi la fantasia c'è Yates, che insomma è il solito Yates di quartiere, è un po' così, diciamo, uno che confeziona film tutti perfetti, però diciamo ci potrebbe mettere qualche guizzo in più. Deve fare altri 5 film, quindi speriamo che carburi un altro po'. Quindi cosa dire? La Rowling è furba, perché questa volta sta scrivendo delle storie di cui non c'è supporto di libri, quindi nessuno si aspetta in realtà che cosa succederà dalla storia, la prima volta nella storia del mondo di Harry Potter. Quindi questa è una cosa che in realtà potrebbe essere molto intrigante. C'è una sorpresa finale che non possiamo svelare, ma se voi guardate bene gli indizi, secondo me ci potete arrivare. C'è quindi un bel cast, Redmayne è perfetto, perché è proprio, cioè, lui già fisicamente sembra un elfo, una creatura dei boschi, come l'atteggiamento, con la postura fisica, quindi perfetto. E c'è anche Ezra Miller, che è un ragazzetto da tenere d'occhio, perché è il Flash nella nuova Suicide Squad della DC. A tutti quanti abbiamo chiesto, diciamo, di sfidare la loro fantasia. C'è il personaggio Jacob, il non mago, che dice: la mia mente non avrebbe mai potuto concepire delle creature così assurde come si vedono nel film. E quindi gli abbiamo detto: voi come ve le immaginereste queste bestie? Ci sono state le risposte più assurde. Ezra Miller ha detto: un insieme di tutti i miei animali preferiti, un polipo, un cervo, delle corna, dei mitocondri. Non ho capito i mitocondri sulle corna, mi devo andare a risentire la conversazione, ma era una cosa un po' particolare. David Yates ha fatto un discorso molto: voglio la pace nel mondo, perché dice: già il mondo ha tutte queste belle creature, questa biodiversità che bisogna proteggere, quindi mi bastano le creature che abbiamo.
Eddie Redmayne non sapeva cosa dire, ha detto ho una pessima immaginazione, per uno che fa l'attore non lo so se è un po' in problema. Invece gli altri due protagonisti hanno detto sì, un cavallo che vola sott'acqua, che viaggia sott'acqua, e un leone con il corpo di elefante, insomma una roba un po' Africa Wild, insomma bestie, forse sono meglio quelle immaginate dalla Rowling. Flash non gli abbiamo potuto dire niente perché non era proprio il contesto, ma il ragazzo ci sembra sveglio, parla anche molto veloce, quindi sicuramente sulla velocità ci siamo. E quindi diciamo sì, questo è un bel sì per il primo film di Animali Fantastici, ce ne sono altri 4, diciamo. Quindi la strada sembra bella spianata. Poi ci sono bacchette dappertutto, quindi fino a che ci sono bacchette come nelle spade laser di Star Wars, va tutto bene. Il film uscirà in Italia il 17 novembre e quindi il 17 novembre in sala con la magia e qui con i costumi dei 4 protagonisti disegnati da Colin Atwood. Quanto vorrei essere un mago.